Una buona giornata e che Dio ti benedica. Oggi 30 novembre 2021, siamo giunti a fine mese. Domani sarà il primo di dicembre 2021 e sia benedetto il nome del Signore. Alleluia. Anche oggi ascolteremo un messaggio della parola di Dio che benedirà e fortificherà il nostro uomo interiore. Dice così la parola del Signore: la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Vangelo di Giovanni, capitolo 1, il versetto 17. Ed ancora, Gesù entrò di sabato in casa di uno dei principali farisei per prendere cibo, ed essi lo stavano osservando. Vangelo di Luca, capitolo 14, il versetto 1. E il titolo di questa meditazione biblica è questo: invito dei farisei. I farisei, impegnati ad applicare dettagliatamente e alla lettera la legge di Mosè e soprattutto le loro tradizioni religiose, si erano opposti con forza a Gesù. Ciò nonostante, per tre volte Luca riporta che Gesù pranzò a casa di un fariseo. Luca 7,36 dice così: uno dei farisei lo invitò a pranzo ed egli, entrato in casa del fariseo, si mise a tavola. Luca 11,37, mentre egli parlava, un fariseo lo invitò a pranzo da lui ed egli entrò e si mise a tavola. Luca 14,1, Gesù entrò di sabato in casa di uno dei principali farisei per prendere cibo ed essi lo stavano osservando. Queste particolari occasioni permettevano al Signore di dimostrare che egli portava a tutti la grazia e la verità da parte di Dio. Durante uno di questi momenti Gesù accolse una donna disprezzata per la sua vita poco seria e le disse che i suoi peccati erano perdonati. In un'altra occasione guarì un malato in giorno di sabato. La terza volta pronunciò parole severe: voi farisei pulite l'esterno della coppa e del piatto, ma il vostro interno è pieno di rapina e di malvagità. Vangelo di Luca, capitolo 11, versetto 39. In questi tre casi vediamo la saggezza divina del Signore Gesù che manifesta la grazia di Dio perdonando e guarendo, senza trascurare la testimonianza della verità. Sebbene in un ambiente ostile, ovviamente, i farisei erano messi di fronte all'ipocrisia e alla durezza del loro cuore. Già nel caso del banchetto a casa di Levi, la loro reazione di biasimo mostrava il pericolo di una religione scollegata dalla sua sorgente. È questo che li spingerà a mettere a morte il Signore Gesù, come hanno fatto anche con i loro predecessori che hanno ucciso i loro profeti. Amici ascoltatori, un tale comportamento ci fa riflettere. Preghiamo Dio affinché le nostre tradizioni non siano di ostacolo al suo amore. La grazia di Dio vuole perdonare, vuole liberare. Quindi invitiamo Gesù nella nostra casa. Egli ci darà la gioia di aprire la nostra porta a coloro che lo cercano per fare loro del bene. Amen. È un meraviglioso invito quello che ci viene posto da questa meditazione, ossia che è quello del perdono, quello dell'amare senza ipocrisia. Questo termine è un termine abbastanza interessante e credo che ci sia veramente parecchio da dire, perché oggi l'ipocrisia è qualcosa che viene caratterizzata da tantissime persone. Una bella faccia davanti e un'altra faccia dietro. Belle parole davanti, ma parole pesanti quando ti volti le spalle. È un qualcosa che riguarda proprio l'umanità, lo abbiamo visto anche ai tempi di Gesù e ancora prima esisteva questa particolarità. Però Gesù ci fa comprendere una cosa, che lui, nonostante conosceva il loro cuore, sapeva che erano ipocriti, li ha amati, li ha perdonati e non solo, è andato anche a mangiare a casa loro. Non c'era ipocrisia in Gesù, assolutamente. Tu potrai dire, dici, sì, vabbè, è andato a mangiare da loro, però dentro Gesù covava magari il suo pensiero. No, Gesù andava da loro per parlargli della verità,
senza ipocrisia, perché Gesù non era un umano come tutti noi, era vero uomo, ma era anche vero Dio. Quindi accogliamo questo invito e siamo più sinceri, siamo più onesti con gli altri e sbarazziamoci di questa cattiveria, di questa ipocrisia che non fa altro che allontanarci da Dio. Il Signore ti benedica e pace del Signore.